Sicuramente la formazione è una parte importante nel ruolo del farmacista e per la formazione il nostro paese, come tutti i paesi, stanno andando verso strade nuove, strade che impegnano la didattica in maniera diversa. Noi abbiamo iniziato come MIUR con la rivoluzione che con la 107 stiamo portando nelle scuole, quella che avvicina il mondo del lavoro alla formazione, ma sicuramente questo deve essere portato all'interno delle università, dove noi dobbiamo coniugare i saperi, specialmente quando si parla di salute, a quella che è la vera ricchezza del paese, quindi stare insieme, lavorare insieme per una formazione che sia migliore, che possa garantire il vero accesso al lavoro, che non crei disoccupazione, ma crei persone che si occupano magari di settori diversi, di problematiche diverse, legate a fini alla farmacia, ma non solo come un ruolo da farmacista o come il ruolo era pensato fino a qualche anno fa. La farmacia si sta evolvendo, in questa evoluzione noi stiamo già parlando, pensiamo di aprire una discussione anche col Ministero della Salute per capire quali potranno essere i percorsi migliori che il MIUR e quindi le università devono affrontare per adeguarci al nuovo mondo e per fare in modo che i farmacisti, tutti, nuovi e vecchi, si sentano veramente coadiuvati, perché quando si parla di salute noi parliamo del paese intero e quindi il paese intero deve essere la forza di chi è più vicino, che è quell'anello di congiunzione che va dal medico di famiglia al paziente ed è il vero, vero grande anello che ha prodotto una classe di persone colte, di persone preparate e di persone che sono vicine alla salute di ognuno di noi.